Debutto casalingo per il Città di Taormina che, dopo il poker rifilato alla Gibnica Scortia, torna al Bacigalupo per affrontare il Val di Nisi. Assenze pesanti per Mister Lovito che deve rinunciare a ben 6 over, tra cui gli infortunati Trovato e Codagnone, e l'indisponibile Mauro Puglia. Due sole variazioni rispetto alla formazione di una settimana fa, con Castorino e Caltabiano che fanno il proprio debutto tra i titolari, dopo aver saltato la gara d'esordio per squalifica. Nell'ormai consueto 4-3-1-2 c'è sottile supporto del tandem d'attacco Aleo Famà, mentre davanti a Sanné agiscono Caltabiano, Parisi, Patanè e Pantano, cerniera di centrocampo invece affidata a Mannino, Quintoni e Castorina. 90 secondi e c'è subito la prima occasione. Mannino recupera palla sugli sviluppi di una rimessa ospite. Aleo spizza per Sottile che prova a servire Famà, ma è chiuso dal recupero di Briguglio. Settimo. Rimessa con le mani di Caltabiano per Sottile, doppia finta su Sterrantino, si sposta la palla sul destro e crossa. Mario Castorina sovrasta Briguglio e porta in vantaggio il Città di Taormina. Subito in gol il 2001 di casa che sblocca il punteggio alla prima vera occasione della partita. Bravi padroni di casa a colpire in apertura come accaduto una settimana fa a Scordia. Passano 4 minuti, lungo lancio di Patanè, Famà sale in cielo e spizza verso Sottile che ignora il taglio di Aleo, mette a sedere Gaeta e calcia, ma trova la respinta col corpo ancora di Briguglio. Aleo prova a mettersi in proprio, sfrutta il lancio di Quintoni, supera Gaeta e calcia, ma senza inquadrare la porta. Funziona l'asse Quintoni-Aleo, ma il bomber ex Giarre pecca ancora di precisione. 19esimo, primo corner della partita, Sottile pesca Aleo, rovesciata spettacolare ma imprecisa. Si arriva così al 21esimo, Caparbio Castorina che riesce a toccare verso Famà, controllo di petto, palleggio, destro! Che gol di Charlie Famà, che poi corre ad abbracciare Mister Luvito, come ormai consuetudine. Terza rete in campionato, la quarta in stagione contando anche la Coppa. Ventiseiesimo. Rimessa con le mani di Pantano, Aleo salta di testa e anticipa Munafo. Sottile di prima innesca Famà, Gaeta non può tenerlo, saltato anche Triolo ed è 3-0. Doppietta per il bomber di casa e gara virtualmente chiusa. 2 minuti dopo, al 28esimo, Principato fa filtrare in aria, c'è un contatto fra Sottile e Munafo e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Principato, ma Sané intuisce e respinge. Primo tempo ricco di emozioni che va in archivio con l'ennesima giocata di Famà che riceve da Leo, supera a riposo e tenta il pallonetto d'esterno, fermato solo dalla traversa. 45 minuti stellari del Città di Taormina, che si chiudono con due parate sicure di Sanné sulle conclusioni della distanza di Giovanni Arena prima e Principato dopo. Si riparte senza cambi con un destro alto di Sottile e con Quintoni che prova a pescare il jolly da centrocampo, ma senza fortuna. Il Città di Taormina controlla il gioco e colpisce al 59esimo. Castorina recupera palla al centrocampo, scambia due volte con Sottile e lo serve con un bel tocco filtrante. Il tiro del 10 di casa non è controllato da Triolo e Aleo è lì, pronto a insaccare il terzo gol del suo campionato di testa. Ci prova d'orgoglio il Val di Nisi. Munafo salta Tola in aria, ma poi calcia al lato in diagonale. Ex Camaro vivo anche qualche minuto dopo, con una botta che non inquadra la porta. 76esimo. Arrigo vede una traccia per l'inserimento a destra di Caltabiano. Palla col contagiri e diagonale vincente del terzino taorminese. Grande gioia per il 2002. In gol al debutto assoluto in stagione. Passa un solo minuto. Buonasera per Arrigo. Altro assist per Aleo che calcia in diagonale. Triolo respinge corto proprio sui piedi di Sottile, che insacca il sesto gol del Città di Taormina. È l'occasione che chiude definitivamente il match, infruttuosi poi i tentativi di Konaté da una parte e dello stesso Sottile dall'altra. Il Città di Taormina supera 6-0 il Val di Nisi, conquista il secondo successo in altrettante uscite di campionato e si proietta al meglio al prossimo impegno di campionato, in programma sabato prossimo, sul campo del Ciclope Bronte.